Pietro, ripartiamo da te perché so che ci hai proposto un tris interessante, anche bello appunto vario, composito. Partiamo proprio dal primo prodotto, c'è cioè una cache collate worst off con effetto memoria autocallable e partiamo proprio da qua. Sì, guarda, se posso, proprio una premessa velocissima. Ho scelto tre prodotti totalmente diversi nella natura, negli obiettivi, nel grado di rischio, proprio per far capire come il mondo certificates è ricco per certi versi di complessità, ma anche di opportunità, no? Tu con un certificato puoi avere un obiettivo magari simile a quello di chi compri BTP, e nello specifico il primo prodotto, che è un prodotto molto conservativo, o proprio la fascia opposta, iper speculativa, con una logica molto 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 rischiosa e aggressiva. Il tema secondo me qual è? Che spesso, come anche i nostri caratteri, no? Nel senso ci sono delle sfumature, quindi uno non è bianco nero spesso, anzi l'investitore migliore secondo me è quello grigio. E qui il tema della diversificazione, cioè non mettere magari tutto il 100% nel prodotto iperconservativo, neanche in quello iperdifensivo, ma creare un giusto mix fra i diversi prodotti, secondo me è il modo migliore per stare sul mercato, e poi magari con un po' di sensibilità spingere un po' più sui dischi in alcune fasi di mercato, certe volte chiudersi, ma insomma avere un portafoglio diversificato anche con prodotti molto diversi dalla natura, secondo me è un'ottima strategia. Detto ciò, e mi sembrava doveroso questa premessa, il primo prodotto è il DE 000 Hotel Como 46 Domodossola G0. Questo è un prodotto, parto diciamo dal più conservativo, che sostanzialmente ha la peculiarità di investire su un settore che sta andando bene, su un settore che è lusso, un settore premiato da questa recente apertura della Cina. Ormai sembra alle spalle quel periodo in cui sostanzialmente i consumi cinesi si erano fermati, anche in virtù del fatto che la Cina era interessata anche da dei lockdown e quant'altro. Sembra archiviato, grazie a Dio, questo periodo e quant'altro. Quindi il tema è: il lusso potrà, diciamo, risbocciare e creare dei risultati interessanti. E quindi il paniere è composto da Kering, LVMH, Moncler e Ferrari, che, nonostante sia un titolo automotive, diciamo, nella sua natura, se ci pensi, ha più una logica di lusso, no? Uno compra la Ferrari non per probabilmente andare a comprare il pane insomma, o andare a comprare il giornale, ma più per uno status simbolo, quindi Certo. realmente più vicino al lusso. La peculiarità di questo prodotto, e qui ritorno un po' alla logica del BTP, stamattina tutti abbiamo letto sul giornale quanto ieri il book sia stato intenso, no? Quante siano state le richieste. Tra l'altro, la cosa che mi ha colpito è che sono diminuite le size minime, mi sembra intorno ai 28.000 euro la size minima di richieste BTP, e questo vuol dire che sta interessando anche portafogli piccolini, no? Che forse sono il target dei certificati. Insomma, per farla breve, la peculiarità di questo prodotto è quello di avere una barriera molto profonda al 50%, di pagare dei premi mensili dello 0,65, quindi a differenza del BTP, dove sono semestrali, qui ho 0,65, che sono condizionati, ma insomma sono abbastanza facilmente raggiungibili, la possibilità di un rimborso anticipato a partire dal novembre 2023, quindi la possibilità di, insomma, liquidare subito l'investimento e, insomma, guardare altrove, e anche un'opzione step down che rende più facile il richiamo con questo meccanismo di barriere che scendono del 5% via via che il tempo scorre. Quindi, in definitiva, è un prodotto, per andare al dunque, che ti paga, semplificando al massimo, non solo quando i quattro sottostanti salgono, rimangono laterali, ma anche se dovessimo assistere anche una correzione profonda nell'ordine del 50% circa, anche se uno dei quattro dovesse essere coinvolto da uno storno importante. Quindi nell'ordine del 40-45% il prodotto offre un rendimento che certo non è indimenticabile, parliamo di circa 16% complessivamente per la vita del prodotto, quindi circa un poco meno dell'8% anno su anno. Ma insomma, questo per far capire come ci si può mettere un piede nel mondo del lusso, però in maniera molto conservativa, e quindi senza prendersi il rischio specifico dei singoli titoli,
si può, insomma, utilizzare questo prodotto che, diciamo, ha una natura molto conservativa. Ecco, fammi dire, Pietro, forse visto che hai utilizzato prima la metafora dei caratteri, è un prodotto che possiamo definire adatto per gli introversi, magari ecco, quelli che non hanno Introverti questo. finanziari. Esatto, per gli introversi finanziari che ancora non hanno quell'apertura per gettarsi a pieno anche a cogliere il rischio. Poi naturalmente facciamo commentare tutto questo da Riccardo alla fine, però io direi di analizzare anche i due prodotti restanti e di fare Volentieri. poi un summary complessivo. Andiamo quindi sul secondo prodotto che è il top bonus su Nexi, ambito dei pagamenti digitali, uno dei settori che teniamo più sott'occhio in questo periodo. Chiaro, questo l'ho scelto un prodotto molto più semplice di quello precedente. Se vuoi leggo l'ISIN perché spesso da casa mi dicono che Ce non l'abbiamo qua? faccio 10.000 del Bologna 9 York. Savona 25, molto semplicemente ho preso Nexi perché qualche ora fa ha tirato fuori i risultati, secondo me risultati interessanti. Il titolo nel 2023 non è entrato in particolare feeling con gli acquirenti, è uno dei pochi che non sta facendo benissimo, ma potrebbe essere un tema riscoperto. Ho scelto questo prodotto proprio perché è molto diverso dagli altri due che vedremo. L'altro era una scadenza molto lunga, questo qua invece è una scadenza breve, cioè scade il 16 giugno del 2023 e il meccanismo è molto semplice, nel senso che se il titolo Nexi il giorno della scadenza, quindi parliamo di metà giugno del 2023, sarà sopra al livello barriera che è posizionato a 6,37, il prodotto paga un premio rilevante, il 112,50, e quindi offre un rendimento del circa 4,5%, che sembra marginale, ma invece in realtà annualizzato è 16,5%. Quindi di fatto, se Nexi non perderà a metà giugno il 19% circa dei livelli attuali, il prodotto paga un premio. Viceversa, replicherà chiaramente l'andamento del sottostante. Questo prodotto, diciamo, è interessante perché essendo un top bonus non ha la barriera continua, quindi il Nexi può anche perforare nel corso della vita 6,37. La cosa importante è che alla scadenza sia sopra questo livello barriera. Qualora lo fosse, il premio è secondo me interessante, il titolo di qualità e i risultati di oggi confermano un po' questa mia idea. Chiaro. E infine, allora, l'ultimo prodotto, diciamo, per i più impavidi, ecco, gli estroversi anche della finanza, abbiamo una Turbo Open End su TUI, che è un'azienda che opera nel mondo del turismo, giusto? Un'azienda tedesca. Te lo confermo. Allora, qua un disclaimer velocissimo, questo è un prodotto iper aggressivo su un titolo soggetto a, insomma, a varie turbolenze perché si avvicina, insomma, un aumento di capitale che potrebbe essere molto impattante. Quindi su questo anche chi abbia un profilo molto aggressivo, insomma, utilizzerei delle size marginali. È un prodotto che punta sul ribasso del titolo perché, come vedi, è un prodotto si legge scorrendo direzione bear, quindi ha un andamento inversamente proporzionale. Se il titolo scende, il prodotto si apprezza. Secondo elemento è un prodotto turbo, quindi ha una leva finanziaria importante e quindi in grado di amplificare evidentemente in maniera piuttosto forte l'andamento del sottostante. Quindi 3,81 è la leva e quindi, insomma, è un prodotto così. Perché ho scelto questo? Perché abbiamo visto che talvolta titoli che si avvicinano a dei momenti delicati come l'aumento di capitale possono risentirne in termini di prezzo. E la seconda ragione è perché se tu immagini uno scenario del genere, chiaramente devi trovare il prestito titoli, no? C'è un intermediario che ti fa andare short. In questo momento pochissimi intermediari, a che mi risulta nessuno, però su questo, insomma, la prendiamo con beneficio di dubbio, cioè gli intermediari ai quali io mi sono rivolto non danno prestito titoli e quindi ho selezionato questa storia perché potrebbe essere un modo, forse uno dei pochi modi per andare short sul titolo se non c'è prestito e quindi c'è questa opportunità per i certificati anche di sposare, diciamo, questo possibile scenario. Come vedi, in conclusione siamo andati un po' agli antipodi, no? Dal prodotto con una barriera iperconservativa e quant'altro,
a un prodotto iperspeculativo che punta addirittura sulla discesa del titolo con una leva. E questo, secondo me, anche a livello educational, fa capire come il mondo dei certificates offre un paniere di opportunità non banali. E il segreto è sempre conoscerle, no? Chiaro. Spremere un po' le meningi per capire. E mi rendo conto che uno cerca sempre di semplificare i concetti, ma insomma, il mondo dei certificati ha molte sfumature, quindi bisogna conoscere pregi e difetti di ogni prodotto. Tutto qua. Certo, le sfumature del prodotto e puoi capire anche a quali, insomma, esigenze si adatta di più. E abbiamo fatto una puntata di Zoom Certificates, Riccardo, torno da te, che assomiglia un po' al test della personalità. Dimmi il certificate che scegli e ti dirò chi sei alla fine. Ecco. Tu in quale ti riconosci di più, se ce n'è uno in particolare, o se vuoi fare invece un commento generale su tutte le tre proposte di Pietro? Allora, dai, personalmente mi riconosco in un top bonus, aggressivo ma non Ma non troppo, nel troppo, senso ok, che, una via di mezzo, una via di esatto, mezzo. nel senso che per indole mi piace sempre comunque avere un certo livello di protezione, e in questo caso il top bonus, grazie alla comunque barriera europea, protegge il capitale anche in corso d'opera, ovviamente salvo restando che alla scadenza il sottostante chiuda al di sopra della barriera stessa. Per quanto riguarda ovviamente gli altri due prodotti, allora, tutti sono prodotti sicuramente molto interessanti, dettati dalle scelte o comunque dalle indicazioni di Pietro e ovviamente dettati anche da quelle che sono le esigenze che possono essere medio, quindi cioè, diciamo brevissimo termine. O comunque breve termine, quello del turbo open end su TUI, diciamo un tempo un po' più lungo, quindi di 3 mesi, quindi non possiamo parlare di medio termine, ma una maturity leggermente più lunga rispetto al turbo, che è quello che è il top bonus su TUI, fino a una scadenza lunga o lunghetta del cash collect. Ovviamente, come dicevamo, le esigenze cambiano le esigenze. Variano di conseguenza quelli che sono i prodotti e variano anche di conseguenza quelli che sono i sottostanti. Quindi io quello che fondamentalmente mi consiglio, quello che consiglio di dare e di fare quando nel momento in cui si cerca un determinato prodotto finanziario è sicuramente capire quello che è il proprio profilo di rischio. E con Pietro e con te, Valentino, ovviamente abbiamo elencato varie tipologie di prodotti per i più o per i meno, diciamo, avvezzi al rischio. Di conseguenza, scegliere quello che è il paniere che fa più nelle proprie corde. Perché questo? Perché si deve guardare anche alla bontà dei sottostanti. Noi lo scorso anno abbiamo visto molti prodotti inseriti all'interno dei portafogli che avevano come sottostante Beyond Meat. Allora, il punto è questo: sebbene si scelga una struttura che può essere conservativa, come quella di un cash collect, che magari paga dei premi costanti, che possono essere premi mensili o trimestrali, scegliere un prodotto o comunque scegliere un sottostante molto rischioso genera di conseguenza cosa? Che se il sottostante è in sofferenza, allora il prodotto, il certificato non va a pagare quelle che sono le cedole o i coupon. Quindi diciamo che bisogna sempre trovare una via di mezzo, un giusto equilibrio tra la struttura e il sottostante che compone la struttura stessa, al fine fondamentalmente di non, diciamo, magari andare a usare troppo. Perché? Perché se poi si sceglie una struttura conservativa, ma i sottostanti sono troppo aggressivi, allora diciamo che viene sminuito un po' quello che è il ragionamento iniziale. Ovviamente, Valentina, perché si scelgono dei sottostanti un po' più aggressivi, perché ovviamente permettono, e perché vengono strutturati dei prodotti con questi sottostanti, perché permettono ovviamente di dare al prodotto un boost in termini di rendimento che con dei sottostanti più diciamo tranquilli il prodotto non avrebbe. Infatti si vede ovviamente nel momento in cui si guardano le emissioni, si vede che a parità di struttura, a parità di maturity e di altre caratteristiche, basket costituiti da sottostanti più volatili, più rischiosi, hanno sicuramente delle cedole più corpose. Il consiglio ovviamente è scegliere sempre quello che è nelle proprie corde. O se si vuole rischiare di azzardare un po' di più, ma
magari pesarlo meno in portafoglio in termini economici. Poi, ovviamente, lasciamo la libertà Chiaro. agli amici, agli investitori di compiere le proprie scelte in autonomia. Riccardo, chiarissimo il discorso. Visto che abbiamo ancora un po' di tempo, abbiamo aperto con un Sì. cash collect, chiudiamo con un cash collect con un sottostante che è un grande classico. Questa volta c'è Intesa San Paolo, che dici? Ma sì, molto volentieri. È un prodotto che ti avevo selezionato proprio questa mattina, Valentina. Ti ricordo il codice Eccolo qua, ISIN, sì. e comunque lo ricordiamo sempre: DE000HC3WNE1. Perché l'ho selezionato? Perché continua a essere all'interno di questa tornata, di questa emissione, il cash collect maggiormente consultato dagli investitori. È un prodotto che è stato emesso, Valentina, il 10 di febbraio, quindi un mesetto fa circa. Ha una maturity di 2 anni e mezzo, quasi 3, dicembre 2025. Prevede una barriera molto profonda, quindi del 40%, che in termini assoluti è posta a 0,9788, diciamo 0,98 euro, quindi 98 centesimi, sul prezzo di Intesa San Paolo. Fixing iniziale di Intesa era 2,4470. Al momento sicuramente Intesa rispetto a quello che è il valore dell'emissione, il fixing iniziale dell'emissione, si trova in netto rialzo, quindi impostata positivamente, un 2,58, 2,58 euro ad oggi. Perché è interessante questo prodotto e perché fondamentalmente magari chi vuole potrebbe consultarlo? Perché questo è un prodotto che fa parte della famiglia dei fixed. Cioè paga un coupon incondizionato indipendentemente dall'andamento del sottostante e allo stesso tempo prevede una barriera posta al 40% del valore, quindi sarebbe in grado di assorbire un calo molto forte anche, quindi molto forte, oddio, abbiamo visto diciamo di tutto, soprattutto nel 2020, però sarebbe in grado di assorbire un calo del 60% del valore dell'azione stessa. Quindi chi vuole comunque puntare sul titolo Intesa beneficiando di un flusso cedolare costante, beneficiando comunque di una barriera molto profonda, allora e con una maturity che può essere una maturity media, quindi abbastanza, diciamo, abbastanza medio-lunga perché sono quasi sono 2 anni e mezzo, allora sicuramente questa struttura è una struttura interessante perché ovvia al problema di quello che intanto la cedola condizionata alla barriera e soprattutto prevede una barriera molto molto profonda. Ovviamente Valentina, avendo questi due elementi che sono cedola incondizionata e barriera molto profonda, il coupon è un coupon ovviamente più basso Chiaro. rispetto ad altre strutture. Quindi, insomma, è sempre un trade-off, no? Rischio-rendimento. Certo, chiarissimo, chiarissimo. Bene, abbiamo chiuso, direi, la panoramica, dei certificates di questa settimana.